with you. There's no place I'd rather be. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel 16° episodio di One Piece Pirate Warriors 3 e ragazzi siamo pronti ad avventurarci nell'isola più tenebrosa della serie, ovvero sto parlando dell'isola di Thriller Bark. Quindi ragazzi, direi di iniziare subito con questo episodio. この海域はフロリアントライアングル。何もかも謎に消える海域の海だ。お化け出るんだ、ここの海。やだ、悪霊退散グッズで身を固めねば。よっほほほほ、よっほほほほ、よっほほほほ、いのほい。 よほほほほ、よほほほほ、よほほほほ、ごきげんよう。よほほほほほ、何十年ぶりでしょうか、人とまともにお会いするのは。見ろ、 喋ってる。骸骨が麗しき、お嬢さん、ビューティフォー。パンツ見せてもらってもよろしいですか。見せるか。おい、お前は一体何者なのか、なぜここにいるのか、この海ではどんなことが起きるのか、全部答えろ。そんなことより、お前、俺の仲間になれ。 いいですよ。おい、死んで骨だけ、ブルックです、どうぞよろしく。 Ok ragazzi, eccoci in missione e come vedete, o meglio come avete visto, abbiamo ottenuto un nuovo amico, ovvero Brook. Il problema è che non può salpare con noi poiché non può stare alla luce del sole. Questo perché, poiché in pratica gli è stata rubata l'ombra, intanto la mappa la tengo oscurata lì, non capisco perché. Dicevo, in pratica gli è stata rubata l'ombra e quello che gli ha rubato l'ombra è Gecko Moria, che è praticamente un membro della flotta dei sette. Quindi già questo vi fa capire che deve essere davvero fortissimo come avversario. Questo Gecko Moria praticamente cosa vuole fare? Vuole ottenere tutte queste ombre, infatti crea degli zombie tramite le ombre o cose del genere. Comunque sta ottenendo tutte queste ombre poiché in pratica deve far resuscitare un mostro, non so come dirvi, tipo del passato, una cosa del genere. Cioè non vuole farlo resuscitare, vuole dargli praticamente vita tramite queste ombre. Solo che questo mostro è davvero fortissimo e noi non dobbiamo permettergli di fare tutto ciò, e dobbiamo recuperare anche l'ombra di Brook. Allora, io al momento non sto capendo niente di cosa fare perché ho la mappa tutta oscurata. Quindi dove dobbiamo andare? Ricongiungi dalla ciurma e fuggi dalla foresta perduta. Va bene, se capisco solo come fare, va bene, noi ci vediamo fra poco, dai. お前ら全員ゾンビどもにやられる予定だったのに、私の邪魔をするならどうなっても知らねえ。てめえにこのコーストの恐ろしさ味合わせてやる。ん？もし 生まれ変われるのなら俺は怪異になりたい、最低だ、死のう。おい、ルビー、何を落ち込んでんだよ、やられたのか。私は霊体を自在に生み出すホロホロの実の霊体人間。私の分身のゴーストたちは人の心を虚ろにする。ほらほらほらほら、てめえもここまでだ。ネガティブホロー。 俺の名はキャプテンウソップ。なぜだ、なぜ聞かねえ。ゴースト当たったぞ。一体どんな手を使って。どんな手も何も、俺は元からネガティブだ。 よし、ボム、運ぶぞー。
Perfetto, l'abbiamo colpita con un bel gear e adesso Perona sta per arrivare davvero la tua fine e ti distruggiamo completamente. Ecco qui, dai, perfetto. Abbiamo ottenuto anche moneta, non me ne importa più di tanto sinceramente. Ora cosa succederà? Vediamo un pochino. Ok, Luffy ha sconfitto Perona e dobbiamo quindi scoprire dove si trova il resto della ciurma, se ho capito bene, giusto? Vediamo un pochino. Perona si ritira temporaneamente. Ok, va benissimo. Quindi missione riuscita, perfetto. I cancelli che danno sul castello di Moria sono stati aperti, quindi dobbiamo andare al castello di Moria, giusto? Ecco ragazzi, si è svegliato finalmente ODR. Non capisco perché si chiama ODR. Non mi sembra che il nome fosse questo, eh. È un pochino strano, ODR. Allora, ecco arrivare il capitano degli zombie. Ah, finalmente si è liberata anche la mappa, raga. E quindi ora dobbiamo andare al castello assolutamente, eh. Mi raccomando. これはモリア様のしもべ、オーズだ。ルフィのゾンビだと。オーズ、最初の任務だ。思いっきりやれ。 Ok ragazzi, dobbiamo sconfiggere credo lo zombie per eccellenza di Gecko Moria, che non si chiama ODR come dicevo prima, cioè come sta scritto lì, ma ora che mi sono ricordato e l'ho anche sentito, raga, si chiama Oz. Non capisco perché l'abbiano chiamato ODR. Infatti poi successivamente ci sarà un altro come lui che si chiama Ors. E infatti io perciò mi stavo confondendo un pochino. Dicevo, com'è possibile che si chiama ODR? Questo qui si chiama Oz, come vi dicevo. Come dobbiamo arrivare da Oz? Non lo so, sinceramente, però. Vediamo se si trova di qua. No, sto andando male. O forse no, fammi vedere. Frankie, Brooke, dove si trova Oz? Proviamo a salire per di qua e vediamo se lo becchiamo. Eccolo qui, ragazzi, abbiamo trovato Oz. Quindi come dobbiamo distruggerlo? Ok, dobbiamo distruggerlo così, eh? Possibile? Possibile che Oz bisogna distruggerlo in questo modo? Facciamo un gear, va. Mamma mia ragazzi, non ci voglio credere, avete visto che danno gli abbiamo fatto col gear? Non è possibile. Non è possibile fare un danno del genere. Ok ragazzi, come vedete è sceso in campo anche Bartolomeo Kuma, o se volete chiamarlo Orso, ed è praticamente un membro della flotta dei sette. E questo qui praticamente farà dei bordelli esagerati. Cioè è molto importante come personaggio secondo me, eh. Allora, dai, proviamo un Gum Gum Rifle. Attenzione, stiamo mano a mano affrontando quasi tutti della flotta dei sette, eh. Mancano davvero pochi. Manca, beh, Dragon Yok l'abbiamo già affrontato. Manca Doflamingo, che ovviamente non so se molti di voi già lo conoscono. Manca Doflamingo per l'appunto. E poi non ricordo chi altro manca, sinceramente. E non ricordo chi abbia... Ah, ok, manca Boa Hancock, che ancora non abbiamo visto. Però lasciamo perdere per il momento. Allora, innanzitutto devo vedere Moria. Quindi abbiamo distrutto Bartolomeo Kuma, che è molto strana come cosa. Gecko Moria, koko ni ita ka? Bōken Kuma, sassa to yōken wa ie. Koko e waza waza nani shi ni kita? Hōkoku jikou ga aru. Ōka Shichibukai, Crocodile kōnin no nochi, sono atogama ga kimatta. Kōkeisha no na wa Marshall D. Teach. 通称黒ひげという男だ。元々の懸賞金はゼロ。なるほど。
未知数か。よく政府が認めたもんだ。まあ穴埋め作業が済んでよかったじゃねえか。キーシーシーシーシー。それと政府には今気がかりが一つある。麦わらの一味だ。政府が何を心配しているかわかるか。奴らのログをたどるとここに来る可能性が高い。また一人七部会が麦わらの手で落とされやしないかと危惧している。ふざけんじゃねえ。俺の心配だと。雑魚海賊抑制のためこの座についてやっている俺に向かって。必要なら俺が貴様に加勢しても構わない。誰に口聞いてやがんだてめえ。あんな少数の経験も浅い海賊団に俺が負けるかもしれねえと。よく見ていけ。そして報告しろ。麦わらの一味はいとも簡単に月光守屋にやられたとな。ではしばらく様子を見ていこう。安心しろ、邪魔はしない。Ok, rieccoci qui. Che dite, sarà arrivata la fine di Oz? Riusciremo a sconfiggerlo finalmente stavolta? Ecco, ho abbassato la testa. Dai, 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 dobbiamo sconfiggerlo ora. Dai, dobbiamo sconfiggerlo ora. Ato ichigeki aidia. Ruby! Fiero na furur! どこに。天候は雨。クールダウン。メインテンポ。冷気砲発射。次はこっちだ。投げろ。お気をつけて。サード仮面フラッシュ。クロー、ボスの腹を引かせて。任せとけ、三刀流王子。三千世界。ボスの背骨が伸びきったぞ。行って、ルフィ。ゴブンを、ブルゴブの。どうだ。てめえら、よくも俺のスリラーバークをこうもめちゃくちゃにしてくれやがったな。すべての影たちよ、この俺の力となれ。Ragazzi, abbiamo finalmente sconfitto Oz e ora ci resta soltanto da sconfiggere Gecko More, almeno spero. E poi credo, secondo me, che dobbiamo distruggere ancora di nuovo Orso, perché ci verrà a dare ancora fastidio quasi sicuramente. Però noi iniziamo a sconfiggere adesso Moria per questa che sembra la battaglia finale, almeno con Moria, che lo dobbiamo devastare. Dai, vorrei fare un bel gear. Vediamo se ce lo riusciamo a caricare subito. Dai, dai, continuiamo ad attaccarlo. Gam Gam Storm, perfetto. Peccato che me la sono persa perché non l'abbiamo vista sinceramente. Dai, gear, gear, subito. Perfetto, l'abbiamo beccato con il gear. Adesso continuiamo a fargli almeno un altro po' di danno con Ruffy piccolino. Dai, sta fermo. Oh, gli possiamo fare anche il Kizuna Rush. E appena si riprende Ruffy glielo facciamo subito, assolutamente. Ecco qui, si è ripreso.
Ed ora, Gear Second e sfondiamo Moria anche con la mossa finale. Dai, perfetto. Perché stiamo andando benissimo. Cosa ci fa che Moria lì giù? Dai, scendiamo pure noi. Cosa ce ne frega? Allora, dai. Stiamo andando benone, ma... guardate come ho l'energia in questo momento. Perfetto, dai, che stiamo andando benone, manca poco.出る杭だろうが俺は誰にも潰されねえ潰されねえそう言い切る根拠のなさこそがてめえの経験の浅さを虚無だからねえごめん風船ゴムゴムのギガントゲットしてるロックしすぎなんだ七部会これだけ弱り切ったお前たちを消したところで何の面白みもないたちの命は助けてやろう。その代わり、麦わらのルフィの首一つ俺に差し出せ。その首さえあれば、政府も文句は言うまい。仲間を売れってのか。さあ、麦わらをこっちへ。断る。残念だ。まだ立ち上がる気力が残っていたかどうしてもルフィの首を取っていくのかそれが最大の譲歩だ分かった首はやるよただし身代わりのこの俺の首一つで勘弁してもらいてえ大して名のある首とは言えねえがやがて世界一の剣豪になる男の首と思えば取って不足はねえはずだそんな野心がありながらこの男のためにお前は死ねるというのか船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろルフィは海賊王になる男だ待て待てクソ野郎お前が死んでどうすんだよおうでけえのこんなマリモ剣士より俺の命取っとけこの一味で最も厄介な存在になるのはクロワシの惨事だ
てめえ。五将の頼みだ。これで麦わらに手を出せば、恥をかくのは俺だな。その代わりお前には地獄を見せる。 モリア達との戦いで蓄積された全てのダメージがこれだ。身代わりになるというなら、お前がこの苦痛を受けろ。ほら見ろ、体が軽いんだよ。なんでだ。嘘つけ、そんなわけねえだろ。何もかも無事なわけねえ。 あの野郎どこだ。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。たんまり作った。残すんじゃねえぞ。 よほほほほほほ、本当に。あ、失礼。先日も今日もお腹いっぱいごちそうになって、私少し太ったかも。骨なのにって、やかましいわ。こんなにうるさいのに目も開けねえな。いつもは一番タフな男がね。これゾロの分な。さあ飲め。 希望なんか正直見えもしなかった。でもね、ルフィさん、私生きててよかった。本当に生きててよかった。そりゃそうだ。今日という日がやってきたから。 私仲間になっていいですか。あ、いいぞ。さらっと入った。改めまして、私死んで骨だけ、名をブルックと申します。通称花歌のブルック、札付きでございます。今日より麦わらのルフィ船長にこの命お預かりいただきます。 骨身を惜しまず頑張ります。よほほ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